Abbiamo già visto il gol con il quale Bulian, nella ripresa, dà la definitiva vittoria, il 3-2, alla formazione dell'Amburgo. Ma nel frattempo siamo già passati al confronto tra Arges Pitesti, squadra rumena, e il Nottingham Forest. Un controvinto del Nottingham Forest per 2-1. Questa è la prima rete. Esito di un calcio d'angolo, l'abbiamo vista due volte, la realizza Boyer. Al 23esimo il raddoppio che è opera di Bertles, aveva vinta l'andata per 2-0 il Nottingham. Non ha penato molto in effetti contro la formazione rumena, la squadra campione d'Europa. E c'è il raddoppio con questo bilancio in profondità per Woodcock, che tocca poi al centro al suo gemello, diciamo, Bertles. Sono due giovani molto interessanti nella formazione del Nottingham Forest, ed è il gol di Bertles, che possiamo comunque rivedere in queste immagini con il bel tocco smarcante in profondità e poi il bel passaggio di Woodcock per Bertles. Facilmente qualificato, 2-0 all'andata, 2-1 al ritorno, il Nottingham prosegue la sua strada. E il gol dell'Arges è realizzato su rigore, c'è un sandwich di due difensori del Nottingham che Shelton, il portiere della nazionale inglese e del Nottingham, vorrebbe fosse avvenuto fuori dell'area, così non è per l'arbitro, e comunque il rigore, 2-1, il risultato cambia nella veste esteriore.